Buongiorno da Roberto Molinari, in quella di Pinzolo siamo in compagnia del sindaco Michele Cereghini. È arrivato il giorno. È arrivato il giorno, oggi finalmente possiamo spenderci per il secondo ritiro della vostra bellissima Roma. Allora, tutto è a posto, cosa prevedi per questo weekend? Avevamo dato dei numeri precedentemente a Trigoria quando lei è venuto in quel Trigoria appunto del centro, del centro sportivo, erano 22.000 l'anno scorso. Cosa prevediamo quest'anno con due weekend attaccati? Tutto a posto, come potete immaginare, quando c'è un grande evento fino all'ultimo minuto tutto è ancora in preparazione, gli ultimi preparativi nella mattinata perché poi l'attesa per la squadra è per le 16. L'attesa è grande perché quest'anno c'è il doppio weekend, l'anno scorso era arrivata lunedì per poi partire il venerdì la squadra, quest'anno con l'arrivo il sabato e la partenza la domenica dopo le aspettative sono tante, il tempo sembra buono. Tutta la squadra e tutta l'organizzazione è a posto, quindi le aspettative sono tante. Non voglio parlare nei numeri perché non vorrei dopo essere smentito, ma ovviamente non solo la riconfermo, ma un aumento delle presenze, questo è auspicabile, è l'aspettativa del territorio, insomma. Anche due amichevoli, quindi potrebbero arrivare a 10.000 solo già delle presenze per quanto riguarda le due amichevoli. Cosa potranno fare qui i tifosi della Roma? Sì, due amichevoli, poi tutto il palinsesto degli eventi come l'anno scorso, la serata col capitano, la serata di presentazione, la serata con i ragazzi, la serata con Spalletti, quest'anno su a Campiglio col mister per dare qualcosa di diverso. Cosa possono fare i tifosi? Che dire, il nostro territorio è un territorio che ha una grande valenza turistica, sia sull'estate che sull'inverno. Quest'estate abbiamo fatto qualcosa in più, abbiamo veramente preparato una settimana all'insegna dell'emozione, un po' a tutti i livelli, per tutte le aspettative, a partire da tutto quello che ha a che fare con la connotazione turistica del nostro territorio, quindi grandi proposte per quello che riguarda le passeggiate, le biciclette, il parapendio, il rafting, tutto quello che può far aprire il nostro territorio come un territorio adatto per una vacanza vera e viva, così come l'ambiente di montagna ci chiede. È evidente che l'aspettativa di emozionare il turista perché poi possa tornare un giorno non da tifoso ma da turista vero c'è. Qui in Pineta è stato allestito il village in maniera più completa, è stato fatto anche un parco piscine per poter gratificare i bambini e gli adulti che vogliono in queste giornate, speriamo di caldo anche rinfrescarsi un attimo, quindi novità qui al campo, in paese all'insegna dell'ospitalità per il nostro territorio e tutto quello nel circondario che può far apparire il nostro territorio, veramente un territorio all'insegna del turismo. Un'ultima domanda, ho visto un grande staff, quanti sono dentro lo staff in numeri, un centinaio, un migliaio da quanto vi state preparando per questo evento? Fortunatamente anni che siamo pronti per organizzare questo tipo. Ricordiamo di... Juventus e Inter già, il Parma che viene dopo, giusto? Sì. Il Parma che viene dopo, quest'anno è il 40° anno, quindi un anniversario importante che Pinzolo si spende per i ritiri calcistici. L'organizzazione è grande perché da 10 anni ormai anche in ambito di ritiri è cambiato tutto, non è più semplicemente ospitare una squadra ma è dare dei servizi a questa squadra o queste squadre che vengono, soprattutto se sono di prima fascia come lo è la Roma. È evidente che i numeri sono alti, sono più di 100 persone impegnate, senza pensare tutto lo staff mandato poi anche da questura e dai carabinieri per garantire tutta la sicurezza, perché è uno degli aspetti sui quali non vogliamo assolutamente risparmiare neanche un centesimo, perché è fondamentale la sicurezza dell'ospite, della squadra, dei tifosi, di tutti. Ecco, è un momento questo in cui mi sento di poter ringraziare tutti i nostri volontari, perché questo staff, questa organizzazione senza un aspetto di volontariato non sarebbe possibile, perché ricordo che il nostro comune è un comune comunque di 3.000 abitanti, quindi un piccolo comune che si spende per dare servizi a 30, 40, 50.000 persone nei momenti di picchi stagionali. Grazie al sindaco Michele Cereghini, e avremo l'opportunità anche di intervistarla magari alla fine per fare un resoconto. Da Pinzolo, Roberto Molinari.